Bentornati per questa seconda puntata del Road to Glory di Tommaso Gollini, quarterback della Permian High School, Odessa, West Texas. Siamo quarti di finale. Contro Fort Hood. Dopo aver ottenuto una un sonoro 33-0. Vittoria. Possiamo subito dire che dopo il 33-0 su alcuni giornali locali si è letto del Gollini impegnato esattamente in atteggiamenti poco sportivi, ubriaco, molesto con delle donne. Specie di bordello, si racconta, guardate, però guardate subito la prima scelta, è un end off per i fratelli Holmes. Notare l'atteggiamento del quarterback di Odessa, della Permian, non è proprio felicissimo di questa scelta. Sì, un po' seccato, come sì, se fosse seccato. Finalmente un lancio, un'opzione zero, vediamo un po', deve arretrare, c'è Baker sulla linea. Baker, diciamo, e Sullivan, i suoi due ricevitori migliori. Che le voci settimanali non hanno aiutato. Sì, soprattutto il continuo palacco subito, quando riesce a contattarsi con Baker. È straordinario, chiude un ottimo primo down sulla linea delle 14 avversarie. Dicevo, tutto il parlare che si fa del suo reclutamento, delle lettere dai grandi college, non hanno molto giovato l'atmosfera della squadra. Guardate infatti questa scelta per dimostrare che un contatto solo con Baker ha cercato sul tetto opposto un altro uomo e si è lamentato. L'atteggiamento è di una persona che forse sta stretta, forse sente anche la pressione, la città si aspetta il titolo stato, però guardate, sotto pressione dimostra di trovare sempre poi quel lampo. Oddio, beh, a grandi ecco, qualità. Prima e gol, e cosa chiama il suo mister? Una corsa interna. Che vuoi fare? Ah, non gli piaceva sicuro, se conosciamo un po' questo ragazzo. E infatti. Eccolo qui, che infatti dimostra il suo disappunto. Corre verso la panchina cercando una spiegazione. E il suo mister chiama una nuova corsa. Deve fare attenzione però a questo atteggiamento, perché la potrebbe pagare poi. Però se hai fiducia nel tuo quadro, perché tu qui chiami un lancio. Certo, il poi si segna questo. Però hai certo notato l'audible che ha chiamato sulla linea per cambiare il gioco? Non diciamo lo so, che non è una situazione felice, ecco. Per quanto il ragazzo abbia grandi numeri e grandi, ma probabilmente uno dei più forti quarterback degli Stati Uniti. Oddio, qui quasi mi sto un intercetto. Diciamo che te la sei pure gufata. No, non me la sono gufata. Continuo a sostenere che, lo dicono i numeri, anche se questa è high school, ha dei numeri assolutamente eccezionali. Lo fanno essere un, secondo me, prima o poi di nuovo un passaggio intercettato, portare la frustrazione. Qui fosse il tentativo di dimostrare di essere più forte degli altri. Si sa che è più forte, lo dico i suoi numeri, il numero bassissimo di intercetto, ma praticamente infatti, mai lanciato un intercetto. Infatti, il suo problema non è un problema di gioco, è un problema psicologico, un problema di testa. Eccolo qui, becca il sack. Di concentrazione anche, e anche di affrontare le situazioni. Qui c'è vediamo come esce da questo, un secondo e 10. Qui c'è da lavorare, amico mio. Baker roasting sui flat, correranno due tracce lunghe, vediamo. Vediamo. Eccolo qui, e va via. È lui. Perché poi fa con una naturalezza infinita queste cose. Eravamo sul 7-7, era necessario trovare il numero, lui ha trovato fuori dal cilindro questa giocata. E capisci? 13-7, poi si va a casa, cioè mandi a casa gli avversari. Poco da fare, Austin e Baker uno sul flat, Aaron e Davis sull'altro. Holmes in corsa, Revesh, la tasca, rischia l'intercetto, lancia il nuovo lungo, guardate questo. No, guardate che traiettoria. Ma cosa ha trovato? A 11 secondi alla fine, prima e 10 sulle 32 quarto. Avversarie, arretra, di nuovo con Baker che salta l'uomo e touchdown. Amici. Ma notiamo i gesti verso la panchina, esatto, ancora. Secondo te, negli spogliatoi, cosa avrà detto? Lui? Secondo me c'è qualcosa di rotto di spogliatoio. Perché una situazione del genere. Il casco se non sempre più nuovo rispetto a quell'altro. Guardate qui. Guardate che numero tira adesso fuori. Esce dalla tasca. Prende un colpo e si indicano i giornalisti sugli spalti. Diciamo che sottolinea quello che è e quello che ha. Secondo me ha spaccato il casco quello che non è un casco nuovo. Non vorrei. È tutto possibile. Ecco qui un end off. Che ci sta a questo punto della partita, si fa scorrere il cronometro, si guadagna tempo, si muove la catena. Beh, siamo alla fine del terzo, insomma, manca. Sì, siamo 23-7, praticamente gli avversari non sono mai entrati in partita. No.
Di nuovo Baker sul flat, vediamo se lo cerca di nuovo. Guardatelo. Non può rientrare in partita se continuamente succede questo. Come fa? Come fa la squadra avversaria a rientrare in partita? Se è presa schiaffi in faccia. Sì, però poi che cosa succede? Cosa gli chiami tu qui? E qui c'è un passaggio finalmente. Ma qui comunque c'è un problema con la, con il coach. Guardate, sotto pressione. Cioè, te lo dico io e vedi come sfoga la sua frustrazione. Lo vedi? È straordinario, è veramente qualcosa di straordinario. Se, ripeto, l'ho già detto, il miglior prospetto del quarterback degli Stati Uniti. È un sicuro all'American. Guardate che altra traccia. Cambia uomo, finta il Baker e poi diciamo trova salva. Diciamo che come personalità è un po' un Balotelli. Per quelli che amano il calcio. Per quelli sì. che amano il calcio, diciamo che ci perché si di esempi come questi nel football ce ne sono tanti. Quindi diciamo, per gli europei, per come gli europei, sì, è un po' un Super Mario. Di nuovo, qui una corsa interna che ci stava. Comunque guardate con che punteggio distrugge nel quarto di finale gli avversari. Sotto un treno 44 proprio. A 7, Fordut va a casa e basta. Con un altro pullman per portare via i punti. Questa è bella, mi è piaciuta. Sei stato bravo. Due. Grazie. Prego. Guardate. È bello che fa far figura, bella figura anche, soprattutto i wide receiver, certo. Poi i riflettori se, sono... Sì, ma se tu qui hai un ricevitore che ha le mani di pasta frolla, ti tu puoi questo essere... È il sack. Esatto. Cioè, è tornato su anche da un momento abbastanza difficile. Cioè, ha subito, sono andati sbandando giù per primi, non riusciva a trovare le tracce giuste. Cincinnati e Houston, insieme a New Mexico e Indiana, sono presenti. Guardate le statistiche, ovviamente, 13 su 22 per 343 yard. Tre passi in touchdown, certo, quando ha provato a correre ha preso un sacco di botte. Però diciamo che... potenzialmente un 5 stars. Sì. Potenzialmente assolutamente noi. Seguiremo anche la prossima partita, ve lo annunciamo, che è la semifinale. Ovviamente. Per vedere dove sarà Era capace anche... di portarli il lungo braccio di Tommaso Grigi. Sarà capace di condurli alla terra promessa? Perché questo è quello che si chiedono in questa città, la testa. Finalmente dal 93 riusciranno ad arrivare in finale a vincere il titolo, che manca appunto quasi 20 anni. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Eccoli sì. Contro Live Walk. Io non so se esistono veramente queste città. Ma io penso di sì. Sì, qualcuna sì, però Fortunato esiste sicuramente, però. Ma io ecco credo subito. Sì. Ah, partiamo subito. Sei un malfidato comunque. Live Walk, primo drive, 7 sotto punti, partiamo da 7-0. Subito proprio. Andiamo ammato, di nuovo una corsa. Ce la fa a chiudere? No. Un secondo e due. Oh. Però si lancia, dai. Il gioco è più vario, credo. Sì, e siamo settimana. Anche in semifinale, voglio dire. Eh beh, devi appoggiarti ai tuoi giocatori migliori, secondo me. In semifinale è necessario. Vediamo. Sullivan. Oh, notiamo che ha cambiato. Guardate, ha cercato Sullivan. Non ha cercato Baker. La difesa si è buttata cercando Baker. E non... si è un po' bevuta allegramente. Si è bevuta l'ottima finta del esatto. Gollini. Sullivan traccia esterna. Baker sul flat. Vediamo la scelta di Gollini questa volta. Finta con un passaggio. Vabbè, su questa traccia c'è un solo signore. Vabbè. È cosciente. Non ci sono parole. Cosa su quella traccia c'è solo lui. Sì, evidentemente c'è solo lui. Vediamo una traccia in una corsa. Beh, ci sta, si alterna il gioco. Infatti, guardate, è molto più tranquillo il ragazzo oggi. Di nuovo una corsa. Ma in queste situazioni ci sono, si cerca di variare il gioco. Ma probabilmente si sente sfruttato nel senso positivo del termine. Ma forse sì, è utilizzato. Utilizzato meglio. Sì. Prova a correre questo passaggio. Ce la fa? Non ce la fa? Non ce la fa? Sì. Ce la fa! Ce la fa, signori! Ottima play action, bella. Abbiamo pareggiato questo subito. Tutto è possibile. La Permian pareggia subito, quindi a questo punto, ecco, si cerca di muovere, cerca una corsa. Si sono avuto buoni risultati. C'è una prateria. Una prateria. Ecco, avere un quarterback di questo tipo con quei numeri e con quel braccio permette di mettere in difficoltà la difesa avversaria, che teme sempre che lui sia capace di trovare l'uomo scoperto in profondità. Sì. Lasciando praterie nei dintorni nel frattempo. E poi quando comincia a essere ripetitivo la difesa avversaria si combatta. E subisci, qui lo vedo leggermente contrario, finalmente una corsa. Cioè, sì, finalmente un lancio, credo. No. È una corsa di nuovo. Vediamo. Mm. Chiudono? Sì, chiudono.
Forse è andato un po' troppo avanti con il rilasciare il pallone. Lo vediamo più tranquillo. Forse meno pressioni questa settimana sui giornali. Ma anche forse. Forse anche meno feste? Sì, probabilmente. Essere accattati ubriachi come hanno raccontato i giornali sul selciato di una casa di sconosciuti non è bellissimo. No. Vediamo con quale la scelta. Non è bello a prescindere, figurati la tua immagine. Vediamo. Vediamo chi cercherà. Eccoli. È sempre lui. Baker, è una coppia. Che un salta l'uomo oramai. E va dentro. Oramai fanno coppia fissa. Cosa vuol farci? Così, detta così, ma questa è a scuola male. Mi assicurano che non ha questi interessi. No, è una donne, cosa però risaputa, rinomata, certificata. Sì, ha abbastanza donne. Speriamo che non debba incorrere per causa di paternità non voluta. Gli consigliamo una vasectomia, così parliamo di altro. Ancora cosa ti ho scoperto? È sempre drastico così. Vabbè, si arrivano questi problemi. No, cioè, per uno sportivo. Troppo drastico. Hai solo i bene vicino ai danni. Secondo me non ti vedeva. Comunque, torniamo alla partita. Di nuovo la corsa interna. Non commento. Per Holmes. Ovviamente le tue parole scadentissime proprio. Diciamo che è una partita che la Permian sta controllando tranquillamente. Tranquillamente, ma non con la rabbia dimostrata fino adesso. Perché sì. Ma forse sì, l'avversario però non costituisce. Guardate, questa è una penetrazione interna di 10 yard, è imbarazzante. 2 su 2 touchdown, tutte le volte che si sono presentati in red zone. Non una cosa. Gli scherzano. E infatti. Dei risi. E infatti. Di nuovo una counter. Arriveranno a fare touchdown prima, ma guarda, della fine del secondo quarto. Vabbè, è un modo per far scorrere il tempo. Tu sei in controllo, gestisci il cronometro. Quindi ce lo gestiamo in questa maniera. Sì, dici? Tieni il cronometro. Non vale nemmeno la pena. Rischiamo un intercetto. Ecco, poi il mister ci smentisce subito sul primo gol. Perché tu sei il mister? Non mi pare proprio, quindi. Vediamo chi cerca il gollino. Ma guardate che traccia assurda su Sullivan. Wow. Vabbè, guardate, ormai è abbastanza sicuro. Il ragazzo ha guadagnato in sicurezza, eh. Siamo arrivati direttamente al quarto quarto. Sì, con un 42-7. Imbarazzante. Scioccante. Imbarazzante, un dominio pressoché assoluto basato soprattutto sulle corse, però questo lo dobbiamo dire. Il godine, come in questo caso, viene fatto intervenire quando la squadra ha bisogno di rompere il ritmo della difesa avversaria per tenerla sempre poco bilanciata, per non farle capire niente, ovviamente, perché guarda, altrimenti finge la palla, scappa. Guardate sotto pressione che cosa trova. Wow, la traiettoria c'era. Ovvio, ragazzo, sì, arrabbiato perché. Sì, però. Però cosa 42 visto? Punti sul tabellone sono comunque tanti. Comunque una vittoria. Sono i più seri candidati al titolo. Io non vedo nessuna squadra al momento in grado di minacciare. Che questo li rende abbastanza sicuri da affrontare una partita tranquilla. Ma che non sia una. Io credo che abbia la tranquillità di chi sa di avere mezzi superiori. Qui ci sono almeno 3 Sullivan, Baker, Holmes, Sogolini, 4 giocatori da. Ma devono essere molto umili, però. Perché è facile rispecchiarsi nel bello. La giocata, la punta, il titolo. Poi. Guarda qua. Poi equilibrio. Equilibrio. 5 anni che il loro mister glielo ripete. 49, 56 a 7. Una supremazia che non ha. Fatti letteralmente a pezzi. Ma guarda come il salepino proprio. Un 56 a 7 portano la Permian High School dal 93, non era mai più successo. Sono in finale. Gli uomini che ci hanno parte sono Sullivan e Baker, il wide receiver, Holmes come running back, ma soprattutto il lungo braccio di Tommy Gollini. Tommaso lì non ce lo chiama nessuno, siamo c'è seri. Ragione. Solo noi che siamo i suoi primi fans, lo possiamo confessare. Dovremmo riuscire, eccolo qui, una delle sue giocate, guardatelo. Assolutamente sicuro di sé. Qui subisce alcune carezze, dai. Ha appena qui subito una carezza invece. Tante piccole carezze. Però ottima prestazione. Guardate qui, TCU, Ole Miss, Houston, Wisconsin, Utah. 13 su 19 sono
statistiche straordinarie, 308 yard, 6 passaggi per touchdown.